Sì, è la quarta edizione del festival, dal 26 al 28 luglio. Quest'anno abbiamo scelto come luogo del festival il Complesso Monumentale San Pietro, che è un luogo davvero magico. E durante queste 3 giornate di festival ci saranno oltre 50 eventi, ci saranno tanti laboratori e attività per i bambini, ci saranno anche tanti editori presenti e tantissimi ospiti, scrittori, autori, giornalisti che ci raggiungeranno qui per incontrare lettori. Sarà come sempre una festa, perché questo è un festival e sarà un'occasione importante non solo per raccontare il presente e ragionarci sopra, ma anche per costruire un momento di promozione di questo territorio straordinario, non solo per i cittadini marsalesi, ma per quanti in Sicilia, anche fuori dalla Sicilia, ci stanno raggiungendo e per quanti sono qui anche per trascorrere dei momenti di vacanza. È un'occasione bella e importante che vede la firma della Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala e il festival è ad ingresso gratuito, quindi è una bellissima occasione, per questo vi aspettiamo. È un momento importante, credo, per il giornalismo, ma non soltanto per quello marsalese, per quello regionale, visto e considerato che Nino Colicchi è stato il promotore, assieme a Cicero, degli uffici stampa in Sicilia. Un uomo che tanti non ricordano, colui il quale ha fondato ufficialmente l'ufficio stampa del Comune di Marsala, in cui poi ci siamo allevati io e Sandro Tarantino e ora abbiamo anche l'onere e l'onore di dirigerlo, io ancora per poco in realtà. Per quanto riguarda chi non lo conosceva, dico soltanto che si trattava di un uomo meraviglioso, di un professionista eccezionale che amava non soltanto il giornalismo ma anche la vita. Il mio ricordo è il ricordo di un maestro, perché se sono giornalista lo devo a lui, lo devo a quello che mi ha insegnato, lo devo a tanti anni in cui siamo stati fianco a fianco nel giornalismo, ma soprattutto nella comunicazione turistica. Lui ha inventato davvero la comunicazione turistica, ha inventato gli uffici stampa ed è una persona di cui vado fiera giorno dopo giorno. Ma il mio ricordo è di una persona straordinaria, una persona che ho conosciuto prima ancora che lui poi entrasse al comune, dove siamo stati per anni all'ufficio stampa, poi io per esigenze varie sono stato utilizzato in altri settori. Lui ha fondato l'ufficio stampa, era l'anima dell'ufficio stampa, una grande passione, un grande lavoratore, non c'erano orari, si lavorava fino alle 2-3 di notte per preparare quella che è stata, diciamo, la sua grande aspirazione, quella di fare crescere questa città, perché lui, oltre che essere un grande giornalista, ha lavorato per valorizzare l'intero territorio, per una promozione turistica della città, della quale ora si stanno cominciando forse a vedere i frutti.